Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di Deadpool e Wolverine, di nuovo perché questo video sarà pieno di spoiler. E direi che c'era bisogno assolutamente di un video del genere, dati tutti i messaggi d'amore che ho ricevuto sotto la recensione senza spoiler pubblicata ieri. Penso ieri, non so quando pubblicherò questo video, magari riuscirò a pubblicarlo anche oggi il 25 che sto registrando. È la seconda volta tra l'altro che lo registro perché c'è tanto caldo, questo nuovo microfono sto ancora cercando di capire come farlo funzionare al meglio, non so come sarà l'audio di questo video, spero di non dover buttare di nuovo il girato. In ogni caso, il video di oggi sarà Deadpool e Wolverine recensione spoiler, completamente spoiler, quindi se non avete visto il film uscite dal video e tornate solamente dopo averlo visto. Oggi vi dirò tutti i problemi che ho cercato di esporre al meglio senza entrare nei dettagli nella recensione senza spoiler, e in tutto questo comunque ho avuto dei commenti che mi esortavano a presentare delle tesi più fondate su degli argomenti concreti, dato che non sono entrato nei dettagli ed è stato un po' inutile parlare di questi difetti senza entrare appunto nello specifico. Era una recensione senza spoiler, vedi tu che genio. Adesso entrerò nei dettagli, ma direi di iniziare subito perché la cosa che mi dà più fastidio in tutto il film è l'enorme incongruenza che ha questo Deadpool e Wolverine con la seconda stagione di Loki, perché sì, è ambientato dopo quella seconda stagione, lo capiamo dalla presenza di B-15 a capo di quella sezione della TVA, ma intanto viene citata la sacra linea temporale e noi nella seconda stagione di Loki capiamo, scopriamo che comunque Loki adesso tiene assieme il multiverso in quell'albero, la scena pazzesca comunque, e non esiste più una sacra linea temporale, era roba di Kang. La Terra 616 adesso non è più una Terra principale, sono tutti allo stesso livello, non c'è Terra principale, secondaria, tanto che appunto siamo nella Multiverse Saga, e infatti sia Deadpool che poi i Fantastici 4, ma penso anche Blade, saranno ambientati in altri universi, perché altrimenti non avremmo chissà che grande impatto emotivo poi in Secret Wars quando queste tre terre si andranno a scontrare. Se noi conosciamo solo i personaggi di Terra 616, ok, che ce ne frega di Terra 10954.000, non lo so. Quindi sì, non si capisce neanche come lavori la TVA di questo film, perché sembra molto la TVA pre-Loki, quando c'era Kang, molto cattiva, sì. Sì, è comunque una cosa che fa Paradox nel suo piccolo, in qualche modo, Paradox che compare dal nulla, così cade dal cielo, non, come un capolavoro. Non si sa assolutamente chi sia, come sia arrivato a questo livello di potere, e non è l'unico personaggio che non viene per nulla approfondito in questo film. Ma di questa enorme incongruenza con Loki ne hanno parlato tutti nelle loro recensioni, quindi direi di concentrarmi in qualcosa che non ho sentito citare così tanto, ovvero la presenza di Laura all'interno del void, del vuoto. Perché Laura si trova lì? Laura X23, la figlia di Wolverine. Che cosa ha fatto questa ragazzina che è comunque la stessa di Logan, eh? Il film dice che è la stessa identica del film di Logan uscito nel 2017, quindi cosa può aver fatto per distruggere il tempo, per dare fastidio alla TVA Laura, per trovarsi appunto falciata nel void? Il film non lo spiega. Ho parlato con qualche amico che ha cercato di darmi qualche spiegazione, ma ce la siamo dati noi la spiegazione, bella, brutta che sia, funzionale o stupida, però la spiegazione il film non la dà. Ora, non so se mi sono perso io una parte di discorso, non mi sembra, perché sono stato a guardare praticamente per tutto il tempo il film, perché comunque mi ha intrattenuto molto, quindi non ho staccato lo sguardo dallo schermo, e non ricordo assolutamente la motivazione per cui Laura si trovi lì. E anticipo qualche commento che potrebbe dire che tutte le linee temporali della Fox si trovano man mano all'interno del Void, solo quella di Deadpool verrà cancellata dopo qualche millennio, come viene detto da Paradox. Beh, Laura è nel film di Logan, e Logan è ambientato nella stessa linea temporale, in teoria, così viene detto da questo film anche, di Deadpool. Di conseguenza, no, non è scomparsa la linea temporale di Laura, e quindi Laura si trova lì. E non è neanche una variante, perché il film fa capire che sia la stessa, con tanto di occhialini rosa che ha all'interno del film del 2017. E siamo a un'altra cosa che non viene assolutamente spiegata. Poi appunto caratterizzazione non pervenuta per la villain, che sì, ha dei poteri molto fighi, a me è piaciuta stilisticamente, diciamo, ma chi è Cassandra Nova? Ci viene detto pochissimo, non ci viene detto che cosa voglia fare, perché intanto si trova lì, magari sì, nel Void si trova lì un po' alla Sylvie, perché doveva starci, ok, questa è la spiegazione più facile, perché era un errore del tempo, appunto perché un tempo c'era Kang, però che cosa vuole fare? Perché sembra cambiare idea sul suo piano tre volte almeno in tutto il film. Non so se rivedremo Cassandra Nova nel futuro dell'MCU, non penso, credo sia un villain da una botta e via, passatemi il termine. E anche il passato dello stesso Wolverine non è che abbia tutta questa grande caratterizzazione, ci viene detto poco, lo stretto indispensabile, non ci viene detto che cosa facesse Logan fuori dalla X-Mansion prima che venissero uccisi gli X-Men dagli umani. Mi sono un po' informato
trasformato e a quanto pare la sceneggiatura originale prevedeva che in realtà il passato di Wolverine includeva Daken, ovvero il figlio, che avrebbe ucciso gli X-Men con tanto di cameo di Ciclope, Jean Grey e Tempesta. Però con lo sciopero hanno tolto tutto, anche per asciugare un po' il budget che stava diventando un po' troppo enorme, e hanno messo sta cosa degli umani, che sì, teaserà un po' l'odio che c'è da parte degli umani verso i mutanti per il futuro degli X-Men nell'MCU. Io mi aspetto già una conferma di un film degli X-Men al San Diego Comic Con di quest'anno, che dovrebbe avvenire tra la notte del 27 e il 28, alle 3. Alle 3 del 28 qui in Italia. Visto che ho parlato di cameo, parliamo dei cameo di questo film, che sono pochi in confronto a quelli che mi sarei aspettato, perché avrei pensato facilmente a più sfilate di cameo, invece ce n'è stata solo una in cui compaiono solo tre personaggi, tra l'altro, e sono Elektra, e dietro di me esultavano per un personaggio così orribile, io non ho capito assolutamente perché. Poi c'è Wesley Snipes che ritorna come Blade, e ok, ci può stare, anche se bisogna un po' andare a rivedere i film di Blade, perché a parte quello di Del Toro non è che siano tutti sti gran film, soprattutto il terzo. E poi c'è Gambit interpretato da Channing Tatum, per tutto quel retroscena lì del film mai realizzato su Gambit in cui Channing Tatum avrebbe dovuto interpretare il personaggio. E tutti e tre comunque erano già stati rumoreggiati, Elektra persino confermata da Ryan Reynolds, Channing Tatum comunque mi aspettavo di ritrovarlo perché comunque è amico di Reynolds e c'è rimasto veramente male per quel famoso film su Gambit, mentre per Blade non me lo sarei aspettato alla fine. Stessa cosa per la Torcia Umana, anche lui, Chris Evans, era stato rumoreggiato sia all'interno del film ma anche nella post-credit, perché sapevo anche che se fosse comparso all'interno del film sarebbe comparso anche nella post-credit, ed è stato così, post-credit bella, per quanto mi riguarda mi ha fatto morire da ridere, ma in generale il cameo di Chris Evans mi è piaciuto tanto, perché sì, non ho creduto un secondo che quello fosse Captain America, fin da quando ho sentito la voce di Marco Vivio, doppiatore di Chris Evans, però quando dice fiamma, diciamo che è tornato qualcosa in me che mi ha fatto un po' accendere, manco fossi lui. E in realtà tra i cameo forse l'unico non rumoreggiato da Insider è stato Henry Cavill come Wolverine, davvero, poi tutti gli altri comunque almeno un rumor a testa era uscito, ed è per questo che per quanto mi riguarda Henry Cavill è stata veramente una sorpresa, con anche la battuta sulla DC e Superman ci sta. Tutta la parte dei diversi Wolverine, ok, per me è promossa, mi ha fatto molto ridere. Non sono un grandissimo conoscitore fan dei fumetti, ma ho colto quasi tutti i riferimenti. Il Wolverine comic accurate, alto 1,20 m, pelosissimo e grossissimo. Il guercio, Wolverine contro Hulk, queste cose più o meno le so. Dato che continuiamo a parlare di Wolverine, io ricordo con certezza che sia Ryan Reynolds che Hugh Jackman che Sean Levi avevano detto che Logan, il film Logan, non sarebbe stato minimamente intaccato da questo film. Solo io per caso nei primi 20 minuti di film ho visto Deadpool profanare la tomba di Logan e uccidere gli agenti della TVA con le ossa di adamantio. Perché questo non è distruggere il film? Cioè, adesso a me la scena ha fatto anche ridere, lui che balla bye 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 mentre ammazza questi cristiani e lo fa in modo divertente, ok? Ci sta. Poi però ho pensato che adesso non esiste più il luogo di sepoltura di Logan. Quella scena finale di Logan bellissima è stata cancellata, o meglio comunque è stata profanata appunto come la stessa tomba. Se Laura, che adesso è all'interno dell'universo di Deadpool e di nuovo in quell'universo, volesse andare a trovare la tomba di suo padre, troverebbe tutto distrutto, corpi della TVA in giro con parti delle ossa di suo padre conficcate nei corpi di questi. Sinceramente non lo so. I combattimenti comunque sono buoni. A me a livello registico è piaciuto, ci sono dei combattimenti ben coreografati, il piano sequenza della Deadpool Corps mi è piaciuto, ed ecco, parlando della Deadpool Corps, mi sarei aspettato un po' più di spazio a questi personaggi, invece abbiamo forse solo più spazio per Nicepool, personaggio che mi ha fatto morire da ridere, soprattutto la sequenza in cui muore come scudo umano e non si rigenera perché alla fine credo sia semplicemente un Ryan Reynolds di qualche universo vestito da Deadpool, perché non ha nessun potere di Deadpool. Ma poi del resto gli altri Deadpool neanche tolgono la maschera, hanno veramente pochissimo spazio all'interno del film e tutta la loro sequenza finisce in modo un po' alla Deadpool, sì, ma è quella sceneggiatura deboluccia che appunto viene presa in giro nel secondo film, e se già viene presa in giro nel secondo film in cui la sceneggiatura comunque non era così pessima, qui che non c'è una scrittura buona è strano che non venga detto. Forse si sono accorti della cosa e in questo caso si vergognavano a dirlo. Se non sai come far finire un combattimento con 100 Deadpool che si rigenerano all'infinito, non inserirli. Invece di far arrivare Peter vestito da Deadpool che viene adorato da tutti, continuando sì il meme di Peter
adorato letteralmente da tutti in ogni universo, anche B15 è innamorata palesemente di lui, però mi ha lasciato un sapore un po' strano in bocca, soprattutto dopo la scena, l'inquadratura composta bene che avrebbe fatto eccitare qualsiasi nerd, e lo ha fatto perché comunque non hanno tenuto conto della CGI terribile del momento in cui loro escono dal bus e sono fatti di plastica. Proprio schifo, anche quando arrivano a terra comunque sono ancora in CGI e hanno dei movimenti stranissimi, quei momenti avrebbero potuto tranquillamente girarli con gli attori, e a parte proprio il primo secondo in cui si vede la maschera di Wolverine, il resto fa schifo, sempre fatta in CGI e appiccicata malissimo sullo schermo, brutta. Sì, carino il finale con entrambi che fanno il sacrificio da eroi, facendo il comeback alla scena inaspettata in Terra 616 con Happy Hogan e Deadpool che vuole entrare negli Avengers dicendo che lo vuole fare per lui e non per gli altri, cosa che invece gli Avengers fanno. Con Sotto Madonna prende un senso di epicità, la scena è carina, a parte sempre la CGI della maschera di Wolverine, e poi il finale vero e proprio comunque mi ha ricordato un po' troppo Deadpool 2, con la famiglia che si va a creare. Sì, carino vedere Wolverine e Laura al tavolo assieme a Deadpool e company, però veramente Deadpool 2. In generale io non sono per niente d'accordo con alcuni creator che hanno definito questo film un film in linea con gli altri due di Deadpool, solo perché c'è il sangue, ci sono le parolacce, sono volgari, riferimenti sessuali continui, tralasciando che qui effettivamente hanno esagerato, però io comunque ho riso. E lo sto ripetendo da due video praticamente, io ho riso tantissimo, lunedì andrò a rivedere il film, spero di non valutarlo ancora più negativamente. E non dovete rompere dicendo che bisogna spegnere il cervello, non pensare a tutte le incongruenze, tutti i problemi, e che tanto vengono comunque criticate all'interno del film con oh che sceneggiatura debole, qui non viene detto però comunque c'è qualche riferimento in questo senso. Anche lo stesso multiverso che continua ad aggiungere elementi, qua c'è l'ancora, una nuova definizione all'interno del multiverso, c'è un personaggio che se muore fa finire l'intera dimensione. E in alcune recensioni qualcuno, qualche creator, ha confuso questa cosa dell'ancora come già preannunciata, già raccontata all'interno del multiverso con What If. No, non è la stessa cosa. In What If abbiamo il punto cardine di quell'universo, ma non significa che se muore un personaggio, cioè parliamo con spoiler anche del quarto episodio di What If. In quell'universo la ragazza di Doctor Strange doveva morire per forza, e beh, lei non era l'ancora di quell'universo, semplicemente la sua morte era un punto cardine, e l'universo non finisce perché lei muore, ma esattamente il contrario, proprio perché doveva morire, e Doctor Strange ha cercato di evitare quella cosa. Ripeto per l'ennesima volta, ho riso, ma non mi frega assolutamente che questo è un film di Deadpool e quindi debba per forza perdonare qualsiasi problema, incongruenze, risposte non date. È un film, o meglio, doveva essere un film, è un non film, ripeto. Definizione che ripeto da due giorni, nei commenti, tra i miei amici, nei video, e non posso che essere veramente deluso da Deadpool e Wolverine. E soprattutto dai fan Marvel che si fanno imboccare così facilmente con dei film per nulla impegnati. E non sto dicendo che voglio Kubrick, perché tanto leggerete questo tra le righe voi che verrete a commentare negativamente sotto il video. Non voglio un film impegnato al massimo, ma quantomeno uno con una sceneggiatura lineare. E non mi serve una trama tutta intricata alla Nolan, una trama semplicissima. Mi basta personaggio che va dal punto A al punto B, con delle motivazioni almeno per tutti i personaggi. Comunque ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Io vi ricordo che ci sono i link importanti in descrizione tra Instagram, TikTok, Letterboxd X e Pumpling, codice il pensiero 4 per un paio di calze gratis a scelta. Se nei commenti volete fare spoiler potete tranquillamente farli, perché tanto l'intero video è con spoiler. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!